Buonasera, buonasera ed eccoci di nuovo qui, rigorosamente in diretta, questa è Calcio e Pepe e ovviamente questa è sempre Canale 81 Lazio, giusto Lorenzo Fracasso, abbiamo perso le coordinate. Buonasera a te Marcello. Oggi di bacchetto, in versione professore con l'occhialetto, fai attenzione. Stasera devo stare attento, sì. Già tu hai un torto a prescindere perché insomma non avendo vissuto gli anni 80 da tifoso. Purtroppo sono nato dopo, sì. Ecco, questo è un tuo torto che dovrai assolvere in qualche modo, poi vedremo come. Me la farai pagare. Esatto, ma questa sera io direi Lorenzo dobbiamo andare ancora più a 100 all'ora, a raffica perché gli ospiti sono tanti, la carne al fuoco è numerosa. E chiaramente gli argomenti sono tanti, qui il tempo, già lo vedo, vola. Il timer che scorre, quindi andiamo intanto velocemente alle presentazioni, poi abbiamo il funambolico, direi, Eric Laghigna, attaccante del Colleferro, in forza al Colleferro, e vicino a lui, altro neoacquisto, sempre sponda Colleferro, Federico Celli. Buonasera Marcello, buonasera a tutti quanti. Perfetto, perfetto. Ma tu gli avevi detto di fare le schede di presentazione prima? Perché sembravano, no, non ho detto niente. Sembravano quelle là, le interviste verità. Sì, quelle, perfetto. Sempre altro appendice, diciamo, del Giro Orizzonte con la diapositiva, l'immagine di cosa vi ha colpito particolarmente nell'ultima giornata calcistica. Laghigna? Io invece, sono sincero, dato che li seguo e ci giocavo insieme, sono felice che i ragazzi dell'Aprilia sono riusciti a vincere col Pomezia. Perché non mi aspettavo, non riuscivano a fare questi tre punti, e comunque sia pure il Pomezia è una bella squadra, invece sono felice di questo. È vero, tu vieni da lì, quindi un bel pensiero per i tuoi ex compagni. Certo. Federico Celli? Io mi accodo a quello che ha detto Gianluca e penso che l'acquisto di Cerrone, che è un giocatore fuori categoria, soprattutto per la Serie D, è un segnale importante da quello che vuole e che può fare il Monte Spaccato come società, no? Quindi penso che questa sia un po' la cosa che mi ha colpito negli ultimi giorni, nelle ultime settimane. Quindi noi partiamo appena la regia è pronta con le immagini di Luis Colleferro, questo 3-1 esterno, dove un certo signore che si chiama Federico Celli ha di nuovo esordito e ha di nuovo messo il suo timbro. Io partirei da qui, Federico, con quello che è un po' ormai il marchio di fabbrica, ossia il calcio di punizione, anche ieri letale. Quindi raccontaci com'è andata e che tipo di partita è stata. Sì, ho già detto anche post partita, sapevamo che andavamo ad affrontare comunque una squadra organizzata e penso che i risultati negli ultimi anni siano dalla loro parte, no? E stanno facendo bene quest'anno, l'anno scorso comunque hanno fatto un ottimo campionato secondo me, allenate da un ottimo allenatore che conosce il calcio, soprattutto non il calcio regionale, ma il calcio vero, quello che è la Serie A. E ripeto, sapevamo di affrontare una partita tosta ed è stata tosta fino all'ultimo. Non a caso siamo riusciti a sbloccare poi sulla mia punizione a fine partita, mi pare che era intorno al quarto d'ora finale più o meno. E è andata bene, dai, fortunatamente ero venuto proprio una settimana fa dopo il gol con il Falas, che è andata bene anche domenica. Siamo una realtà che purtroppo adesso deve rincorrere, dettata poi da risultati che sono venuti prima, insomma, prima di questo percorso con il nuovo allenatore, nuovi giocatori, però noi ci siamo, insomma, abbiamo dimostrato queste due partite di essere oltre che belli anche tosti, perché una partita come quella di domenica, dopo il pareggio della Luis, era difficile ritirarla su, su un campo difficile come quello della Boreale, insomma, un campo che conoscono un po' tutti nel girone nostro, ma anche nell'altro, perché abbiamo, ecco, i ragazzi proprio che giocano lì. Quindi sono contento soprattutto per la risposta che ha dato la squadra, perché, ripeto, non era facile ribaltare la partita, ma ci siamo riusciti fortunatamente. Ecco, ad Eric invece chiedo altro nuovo new entry, no, del Colleferro, tu ne hai girate tante di società, che tipo di ambiente hai trovato e se magari Sora a parte, che sembra un po' fare un campionato a sé, no, se vi sentite alla pari, se non superiori a tutto il resto della concorrenza? Beh, noi siamo un'ottima squadra, la società ha fatto investimenti importanti, comunque sia sono riusciti a portare ottimi giocatori, secondo me tra i più forti ci sono nella categoria, li ha portati tutti, ci ha messo tutti insieme, quindi
Io penso che il Sora sta facendo un campionato a parte, va bene, questo per ora è così. Però secondo me se stavamo dall'inizio tutti insieme, non so se facevamo questo campionato da soli così. Noi oggi dobbiamo pensare solo a recuperare Gaeta, non dobbiamo inventarci nient'altro. Come ha detto Celli, noi ora rincorriamo e dobbiamo fare questo. Ci siamo levati già due squadre fastidiose, sia il Formia che la Luis, comunque sia la classifica gli faceva vedere che stavano là sopra con noi quando siamo arrivati noi. Dobbiamo continuare a fare questo, basta. Anche se vabbè, poi ci torneremo, ma domenica arriva proprio la partita delle partite, no? Perché arriva il Sora, forse una sorta di esame di maturità vera e propria, no? Ma secondo me il Sora o chi per esso sa, una partita è sempre una partita, vale sempre 3 punti. Quindi noi, cioè, chiunque viene, giochiamo. A me mi interessa di chi è il Sora. Lorenzo, Sì, ho una avete domanda finito? sempre per Eric Laghigna. No, ti vorrei chiedere, tu hai già segnato all'esordio con la maglia del Colleferro contro il Formia, avete vinto poi in rimonta quella partita. Sì. Aver accettato, diciamo, la proposta del Colleferro, insomma, è una spiazza importante sicuramente del panorama calcistico regionale. Quali sono i motivi principali che ti hanno spinto ad andare? Allora, io con il Colleferro mi ci sono sentito diverse volte nell'arco degli anni, però la distanza comunque sia è tutto quello che non ci siamo mai riusciti a trovare. Quest'anno hanno creato un gruppo che già ci ho avuto anni, cioè negli anni passati ho giocato con questi giocatori. Quindi So, molti loro li dico conoscevi già. anche, Sì? molti dei ragazzi che oggi, con cui oggi sei compagno li Sì, conoscevi. già ci ho giocato insieme, quindi so cosa possono rendere come gruppo, so cosa possono rendere come giocatori e non potevo mai dire di no una volta che so che progetti già hanno e tutto, non potevo mai Sei dire stato accolto bene di no. dall'ambiente? Accolto benissimo, bella società, sono sincero, me ne avevo parlato bene, ma ora che ci sto dentro lo posso dire pure io, sai, perché per Certo, sentito dire un conto, vivendolo è un'altra cosa. vivendolo un altro. Io volevo fare una domanda, diciamo, che vi accomuna, no? Per certi aspetti, perché allora Federico ha fatto giustamente una scelta mirata, quella di approdare a Colleferro. Eric, in passato so che per motivi tuoi personali, lavorativi, avevi scelto Nettuno scendendo di categoria, se non erro, giusto? Ecco, esatto. Quindi vogliamo ricordare anche, perché c'è tanta gente che poi a volte parla così per luoghi comuni, che il calcio a questi livelli è anche insomma un impegno, un lavoro, una responsabilità per voi. Perché tante volte si fa presto a dire: ah no, però se n'è andato il calciatore, su, ci ha subito voltato le spalle. Cioè, vogliamo dire che spesso si tratta pure di fare i conti con la vita di tutti i giorni, insomma, che non stiamo parlando di professionismo, no? Sono scelte a volte obbligate, forse, no? O sbaglio? Guarda, io non ho voltato le spalle a nessuno, anzi, mo non voglio mettermi a fare discussioni o polemiche. No, ma era proprio Se per dare modo di spiegarla questa c'è chi cosa. sa perché me ne sono andato da Nettuno e ho fatto in quel momento la scelta che dovevo fare, perché non si erano chiuse delle cose che mi servivano Esatto. e allora ho lasciato perdere. No, perché mi rifacevo proprio una tua intervista in cui parlavi proprio di una precisa scelta legata proprio alle tue attività lavorative in cui avevi giustamente preferito rimanere a Nettuno. Sì, ero andato a Esatto. Nettuno perché lavoravo e tutto il resto, poi il lavoro si è bloccato e me ne sono andato, basta. Esatto. Federico, la pensi così pure tu? Sì, no, penso che ogni persona, ogni ragazzo poi abbia le sue valide motivazioni, no, per scegliere qualsiasi tipo di progetto e qualsiasi tipo di società che ne fa parte. E penso che nelle valutazioni poi ci sia tutto quello che è l'aspetto familiare, l'aspetto economico, perché naturalmente chi lo fa ancora come cosa primaria penso che sia una parte fondamentale anche quello. L'aspetto del progetto societario, magari andare passare da una società che ha meno ambizioni a passare a un'altra che ne ha un po' di più, sono tutti fattori che io avendo famiglia valuto, insomma, come me penso molte altre persone. Ecco, Eric ha fatto l'esempio lavorativo perché conosco anche altre persone che hanno preferito sistemarsi a livello lavorativo e magari scendere di categoria, quindi diciamo che fanno parte del gioco, sono decisioni che ci stanno e
e devono essere rispettate, perché la cosa che poi mi premeva, magari ecco, noi frequentandoci anche un po' più da vicino, no? Sai quello che è la mia persona, e io parlo per me almeno, e ci tengo a far passare sempre il messaggio che l'uomo prima del calciatore debba essere rispettato. Poi il calciatore può scegliere in base alla cosa migliore o in base alla cosa peggiore, quelle poi sono scelte secondarie, però diciamo la persona è quella che poi rimane nei rapporti, no? Io fortunatamente ho, penso, forse una o due persone che nella mia vita mi sono trovato in discussione e ho avuto problemi, poi per il resto mi sono sempre comportato come quello che è Federico, e penso che, ti ripeto, le decisioni poi devono essere rispettate, perché parliamo sempre di un lavoro, insomma. Vero, vero. Confermo pure la stima per Federico, per pur poco tempo che abbiamo, diciamo, lavorato insieme, però è stato veramente un piacere, questo lo dico personalmente. Grazie. Senti, invece, che gli hai fatto a Eric Lavigna, che lo vedo, era arrivato tutto pimpante, adesso me lo trovo tutto... Si è spento. Me lo trovo spento. Tra l'altro, Marcello, ci è arrivato un messaggio risollevalo Lavigna, subito, sì, con SMS. Ci arriva un messaggio da un ascoltatore, no. mi salutate Eric Lavigna, fisicamente il più forte numero 9 del centro Italia, e si firma Bombolino. Magari lo conosci pure. Gli è tornato il sorriso, meno male. Conosco. Meno male. Beh, un grande complimento, è più forte numero 9 del centro Italia. Per me è andato pure leggero, però. è vero. Ricordiamo intanto il numero sempre, che è 380-1505-422, per chiunque volesse interagire con noi. Ecco, lo vediamo anche in grafica. Esatto. C'è ancora sì, continuano ancora a scriverci, ci fanno i complimenti per la trasmissione, poi salutano tutti gli ospiti presenti. Insomma, sono lieti di ascoltarvi. È il messaggio vero? Sì. Sì. Dal punto di vista del calore di una piazza, quanto è importante avere un ambiente stimolante da questo punto di vista per giocare bene in campo? Magari è una domanda rivolta a tutti, chi vuole rispondere? Tantissimo. Cioè avere dei tifosi al proprio fianco che vi sostengono. Conta tantissimo. Questo era Giacomo, tanto. No? Sì, è Giacomo. Purtroppo in queste categorie, ecco, le vado giustamente... Il Sora e queste squadre, tifosi ce ne stanno pochi. Noi, parlo per il Colleferro, certo. Noi a Colleferro, almeno per la prima partita che abbiamo giocato io e lui contro il Formia, da noi le tribune erano belle piene. È il 12° uomo in campo alcune volte. No? Sì, ti aiuta tantissimo, pure perché è bello, no? Cioè, io parlo da attaccante, no? Un giocatore che fa gol, si gira e ci stanno 5 persone in tribuna. Ti devo ancora il risultato. Allora, Lorenzo Barra Leonardo. Siamo tornati. Ci sei. Ci siamo. Caffè, tamarindo. Ci pensiamo dopo, dai. Niente, proprio non mi dai soddisfazioni, no. Questa sera. Vabbè, stasera meglio lasciare lo spazio a persone più serie e competenti, come il nostro Laerte Salvini, che è in collegamento telefonico, esperto di calciomercato, giornalista e telecronista di MySoccerPlayer. Ringraziamo sempre MySoccerPlayer pure per la disponibilità. Laerte, buonasera. Buonasera a tutti, grazie ancora una volta Marcello per questo invito. Allora Laerte, io ti scateno subito, sai che studi abbiamo Anzio Calcio, Boreale e Colleferro. Sai benissimo anche il parterre, ormai lo conosci. Non so se vuoi cominciare subito a entrare a gamba tesa su queste società. Assolutamente sì. C'è da dire che Anzio, Colleferro e Boreale sostanzialmente hanno chiuso il loro mercato. L'Anzio e il Colleferro hanno fatto diversi acquisti importanti e l'Anzio ha ribadito che in uscita e in entrata non ci dovrebbero essere altri movimenti. Vedremo se a Colleferro succederà qualcosa. Idem la Boreale, che conferma il proprio organico. Confermo anche che Salvati è stato chiesto da due società di Lega Pro, è seguito, ma quest'anno non si muoverà, quindi probabilmente solo l'anno prossimo lo vedremo in categorie superiori. Invece molto attiva è l'Audace del patron Spinelli, che in sinergia con l'Artena sta facendo diverse operazioni in entrata. Ufficiale Tripoli, attaccante classe 2001, ma è stato richiesto anche Tiam, classe 2004, che con Maurizio non ha trovato tanto spazio. La Vissa ha ceduto anche Coris, attaccante infortunato che non ha trovato grandissimo spazio. Ha ufficializzato Matteo Menghi dal Roma City, ma cercano un nuovo numero 9. Si sta sondando anche il mercato estero. Per quanto riguarda l'eccellenza, il Ladispoli ha liberato sia Miguel che Cristian Vittorini in uscita entrambi, ancora sul mercato, mentre la Pauccimini a fare la rivoluzione più grande, l'ultimo arrivato è Gibril Togora, ex Nola e Picerno.
Bene, bene. Quindi forse la Cimini in questo momento può essere un po' la regina, tra virgolette, del calciomercato, a tuo avviso? Sì, assolutamente, anche se deve sopperire all'uscita di Tiburzio, che è promesso sposo alla Dispoli, non doveva giocare domenica, ha poi fatto un piccolo spezzone nel secondo tempo, ma da giovedì sarà a disposizione della Dispoli per iniziare la nuova avventura. Ah, bene, quindi ci dai pure questa notizia sul buon Lorenzo Tiburzio, che è stato anche ospite da noi. Perfetto, ti metto, so che scalpiti perché vuoi sicuramente scambiare qualche battuta col tuo idolo, quindi magari ci racconti pure qualche retroscena legato ad Eric Laghigna, che so che stimi particolarmente. Sì, ci tengo a salutare Eric, purtroppo ci possiamo sentire solamente telefonicamente stasera. Che dire, un attaccante forte, fortissimo per la categoria, quindi sicuramente il fiore all'occhiello di questo mercato del Colleferro, un attaccante che, insomma, non lo devo dire io, che dove è andato ha sempre fatto la differenza. Bene, bene, bene. Senti, qualche altra pillola o la raffica, come la chiamano in gergo? Se hai qualche... Sì, Negro dovrebbe andare all'Avezzano, è quasi tutto fatto, lo aveva sondato anche il Cassino, il difensore ex Artena, era rimasto svincolato a luglio, invece sceglierà l'Avezzano, decisivo l'intervento di Paris, il presidente in prima persona. Per quanto riguarda il Nettuno, si aspetta un nuovo attaccante, oltre al francese Le Métayer, ufficializzato da Tosoni qualche giorno fa, mentre in uscita ufficiale da Manzo scende in categoria la Virtus Ardea. E in casa Boreale bolle qualcosa in pentola? Sì, solamente Salvati, che ti ho detto è stato attenzionato, seguito da vicino da due squadre di Lega Pro, e probabilmente cambierà squadra la prossima stagione, perché dalla Serie D pure sono tante le richieste, ma in questa stagione è tutto fermo, quindi resterà la Boreale salvo sorprese. Perfetto. Lorenzo, una curiosità pure per Laerte. Sì, ciao Laerte, buonasera. Buonasera. Ciao, no, ti vorrei chiedere per quanto riguarda il tema allenatori, se ci sono in programma cambiamenti sulle panchine sia di eccellenza che di Serie D, perché abbiamo visto già diversi allenatori cambiare nelle ultime settimane, se c'è ancora qualcosa per cui si lavora. Ad oggi in eccellenza non denoto nessun cambiamento, cioè i cambiamenti sono stati fatti, ma sono stati anche ampiamente ufficializzati, quindi attualmente movimenti concreti non ce ne sono. Ok. Perfetto, Laerte, se non ci sono altre notizie particolari o se c'è qualche curiosità anche da parte tua con gli ospiti studio, ti possiamo anche congedare, però libero ovviamente la tua scelta è ovviamente libera. Sì, ci tengo a citare che Roma City ha chiuso per Jacoponi, ex Parma, ha giocato tante volte in Serie A, il difensore classe 87, poi per il resto una situazione per lo più statica, in attesa soprattutto di scoprire cosa faranno alcune squadre come la Nagni, che devono rinforzarsi ulteriormente. Roma City scatenato, perché la Nagni fra l'altro l'ex del nostro Luca Damiani. Dico Roma City anche scatenato, Sì, assolutamente, sia in uscita che in entrata, si sta valutando anche Vanacore, che è stato svincolato dalla Vissa Artena, ma ci sono tanti movimenti, una squadra che deve cambiare sia in attacco che in difesa, insomma sono tanti movimenti per la squadra di statuto. Perfetto, grazie Laerte, veramente come al solito puntuale, e tante notizie, noi ti ringraziamo, ci ritroveremo sicuramente a breve, se ci darà la possibilità molto volentieri. Grazie a voi. Grazie, grazie. Buonasera Laerte. Allora, questo era Laerte Salvini, sempre puntuale Lorenzo. Precisissimo. Devo dire, assolutamente. Immancabile proprio. Impeccabile. Allora, qualche altro sms? Vedo sempre sì, che... Sì, continuano ad arrivare diversi sms per la Boreale. Non inventare perché già no, le mafie colombiane mai, assolutamente. Mi attengo letterale alla forma che ci viene data. Forza Boreale, numeri uno gli ospiti in studio. Un saluto da Beatrice. Poi arriva una domanda anche per Buccioni della Boreale, ci chiedono da Domenico, contro il Fiano ho visto una partita gagliarda, ho letto che ti hanno assegnato assist al gol di Toscana, a me è sembrato ci siano stati almeno un paio di rimpalli, o sbaglio? Quello che hanno assegnato ormai è, è legge. È stato assegnato. Sì, sì. Un po' di vena polemica. Salutava anche il DS di Cori, vero? Ah, sì. Sì, ci salutava anche il DS di Cori, e tra l'altro per il Colleferro ci ha scritto, adesso lo ritrovo, anche il mister Amici. Ci ha scritto un messaggio, è bello vedervi rappresentare la società del Colleferro, siete bellissimi, rivolto a Eric e Federico. Siete bellissimi. Dal mister Paolo Amici. È rivolto a me, naturalmente, perché stava scherzando. Bene. Ormai sfociamo proprio nelle dichiarazioni d'amore, prima la Erte Salvini, adesso il mister. Vabbè, un po' faremo matrimoni in diretta. Qualcosa non quadra. Ritorniamo a cose di più nuovo serie, più serie, e quindi io direi, Lorenzo, a questo punto introduco quello che è la tua rubrica, il tuo spazio. Ah, sì.
che sono appunto i migliori gol dell'ultimo weekend. Esatto, di cui ringraziamo sempre My Soccer Player per la disponibilità, per la messa in onda e veramente anche la grande disponibilità nei nostri confronti. Ricordiamo anche che questi gol sono Cesare e sono selezionati dagli utenti, dagli ascoltatori, tra coloro che seguono poi la pagina Facebook del My Soccer Player. Perfetto. Che fornisce questo servizio. Adesso li vediamo velocemente, sono adesso 6. Sicuramente la regia ce li manda, eccoli. Eccoli, vediamo il gol di Compagnone della Vis Sezzi, il 2-0 sull'Astrea. Vediamo questo bel gol a colpo sicuro davanti alla porta. Poi il secondo ecco, ancora vediamo l'esultanza di Compagnone, è stato selezionato dagli utenti. Poi Tofa del quarto municipio che abbiamo avuto ospite, eccolo il gol, lo vediamo, ha ricevuto un bel assist e poi ha messo la palla in rete per il 2-3 contro la Maccarese. In studio prestate attenzione perché sì, assolutamente. Questo è il gol di Covarelli della Polisportiva Cimini, questo bel gol che è stato il 3-2 sul contro Lanzio, che però poi non è valso comunque a portare punti a casa. Del Signore, questa è la punizione del Ferentino, questo bellissimo gol è il 5-2 della vittoria contro il Vicovaro. Poi ancora Cano del Colleferro, che sicuramente conosceranno poi anche i nostri ospiti, questo gol capolavoro, il 3-1 sulla Luis. E poi per chiudere abbiamo l'ultimo di Silvagni, sempre da calcio di punizione, dalla lunga distanza, fulminato il portiere. Silvagni gioca con il Villalba. Perfetto, perfetto, bene, molto puntuale. Sono stati grandi gesti tecnici, no? È vero, hai evidenziato i gesti e soprattutto ecco, abbiamo visto pure, facevano parte anche della galleria dei nostri ospiti, perché insomma, sponda con le ferro, nel caso dell'Anzio dall'altra parte, però comunque era comunque Anzio contro Cimini. Rapidamente allora, confermate la vostra classifica, ma erano in ordine, Lorenzo, la domanda? Non erano in ordine, no. Poi saranno votati, continuano ad essere votati dagli utenti sulla pagina Allora Facebook. Noi faremo la nostra mini votazione interna, quindi velocissimamente, Luca Damiani, il tuo preferito? Il mio preferito è il gol di Cano. Cano. Si smarca mezza squadra e fa gol, quindi poi lo conosco, è un giocatore fortissimo. Per me è lui. Perfetto. Eric? Ma secondo me è come lui. Quello di Cano, no, perché gioco con me, ma perché ha fatto un bel gol, quell'altro una crossata ha fatto gol. Senza vedere sulla lingua. C'è una polemica di Laghi, polemica si accende. Quasi irriverente. Due sono una porta vuota. Bene, Federico? Io pure voto Alex per il semplice fatto che senza di me è un uomo morto, lui sa, quindi... No, a parte perché la palla io la do io, Alex. Conosco Efa, grande colpo di tacco. Decisivo, grande colpo di tacco della Ghigna. No, a parte quello, vabbè, conosco il giocatore, anche se devo dire, da fanatico delle punizioni, anche la punizione non è stata male. Però comunque voto Alex. Quindi già tre voti per Cano, che a questo punto ha raggiunto quasi, per dire, la maggioranza o quasi. Vediamo se c'è un pareggio. Molto bello il gol di Cano, ma dai, la punizione del Signore è molto bella. Do il voto a lui. Capitano? No, per me Cano. Ha fatto un gesto tecnico veramente importante. 4-1. Con le telecamere non dà veramente il senso della velocità con cui l'ha fatto, secondo me. Quindi dal vivo si apprezzerebbe pure. È stato un grande gesto tecnico. Sarebbe apprezzato più, penso, ai ragazzi del corridoio. Sì, assolutamente. Andrea Zimbardi. Anch'io non cambio perché ha fatto un gesto tecnico assurdo. Perfetto, quindi vince Cano. 5-1 Cano, quindi grande maggioranza. Si parla di un giocatore devastante. Dominio assoluto, detto da voi che insomma che ci giocate insieme. Giocatore fortissimo. E che siete giocatori di livello, no, seriamente parlando, sicuramente è un attestato di stima importante. Bene, quindi questa sera Monte Spaccato Fan Club e Cano Fan Club. Fonderemo questi due fan club. Noi andiamo nella parte finale, Lorenzo, che è la parte un po' più libera, quindi qualche curiosità, qualche aneddoto, chiudiamo quindi in bellezza. E io partirei proprio da quel signore là, ossia dal nostro Eric Laghigna, perché adesso cambiamo un po'. Cambiamo un po' versante, ecco, ride, non sappiamo perché. No, io invece mi riaggancio semplicemente un po' ai mondiali e a quella che è una tua passione. Allora, Eric Laghigna è di origine istriana e so che hai una passione oltre che per Drogba, ma anche e soprattutto per un certo signore che si chiama Luka Modric. Modric è... Che è... Diciamo, parla la tua stessa lingua, sia un po' calcistica, sia a livello proprio... No, calcistica no. Mi era avventurato in un complimento, calcistica però... Calcistica no,
con grande umiltà. Lui è, cioè, per me è il centrocampista più forte, per me poi, mi conto certo. Tutti conto, però è il più forte che ci sta. E comunque sì, io a Nazionale la tifo, quindi... Tifo Croazia? Sì. Certo, certo, vabbè, in omaggio alle tue origini. Beh, possiamo dire che nonostante i 37 anni, insomma, è stato uno dei protagonisti di questo mondiale, no? Sì, 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 secondo me... Io penso che un giocatore comunque sia della sua struttura fisica, o sei come, cioè come lui, come Messi, come questi giocatori così, o non puoi giocare a pallone. Devi essere un alieno per fare quello che fanno loro. Ecco perché mi fa impazzire. Sicuramente una cura maniacale anche a livello proprio di allenamenti e quant'altro. Sì. Speriamo di vederlo in Italia. No, a breve, no? Ridi sotto i baffi. No, se ne parlava. Non ti fare illusioni. Senti, Federico Celli invece chiede una curiosità, rimanendo sempre sui mondiali, ecco, abbiamo parlato dell'Inghilterra, perché poi alla fine non arriva mai questa nazionale? Per un motivo o per l'altro, anche nei momenti più, se vogliamo, più floridi, no? Più importanti, perché la Premier poi secondo me, manca un po' il giocatore, faccio un esempio, il Gerrard, no? Gerrard, Lampard dei vecchi anni che erano giocatori che nei momenti di difficoltà poi uscivano fuori, cioè riuscivano a trascinare la squadra. Rooney, Ferdinand, posso dirne, insomma ce n'erano tanti. E ad oggi è una nazione giovane, una nazionale giovane che non ti nascondo che ho pensato anche che potesse battere la Francia, perché ha fatto comunque un buon mondiale fino all'eliminazione con la Francia, però... Mi riallaccio a quello che dice Luca, la Francia ad oggi, anche se non mi è particolarmente simpatica per i vecchi trascorsi, però è una nazionale sta troppo avanti. Mancano 4-5 giocatori importantissimi, perché Kanté, Pogba, Benzema, pallone d'oro 2 mesi fa, e purtroppo si è fatto male subito. Quindi diciamo che sulla carta piacciono le favole, perché le favole alla fine piacciono a tutti e lasciano un po' quel pizzico di immaginazione, però diciamo che sulla carta penso la Francia sia quella un po' più accreditata. Sì. Allora salutiamo e ringraziamo gli ospiti. Andrea Zimbardi, grazie. Grazie a voi. Giuseppe Leonardi. Grazie. Davide Buccioni. Grazie ancora. Dall'altra parte Luca Damiani. Grazie a voi. Eric Laghigna. Grazie a voi. E Federico Celli. Grazie. E grazie al mio compagno di viaggio. Grazie a te, Marcello. Lorenzo Fragazza. Noi torniamo lunedì prossimo per l'ultimo appuntamento dell'anno solare, poi riprenderemo con calma a metà gennaio, avremo qualche sorpresa, molto probabilmente io mi sbilancio, ma abbiamo già in parola un personaggio importante, Sandro Tovalieri, insomma giocatore che ha giocato tanti anni in Serie A, il Cobra, e quindi approfittiamo, lo diciamo davanti alle telecamere così non ci vorrà certo dire di no. Noi vi ringraziamo, vi salutiamo e rimanete sempre sintonizzati sul canale 81 Lazio.